Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato. Il mio punto d'osservazione mi consente di dire, e non per piaceria perché sto qui oggi, che insomma ISPRA è una best practice. Già ai tempi in cui ci confrontavamo in Civit, insomma. Quando sono stato a Bressanone a un convegno dove mi hanno invitato, ho visto il sistemino vostro whistleblowing, beh, insomma, chapeau. Quindi è carino confrontarci oggi su questi temi. E io sono un po' imbarazzato perché le cose che hai detto prima, quelle che hai detto, insomma, avete fatto un sacco di cose, quindi io così vi racconto. Sono scritto una canzone yesterday, insomma, cioè, diventa un po' difficile. Quindi ho preparato dei lucidi, però li cambierò per strada per cercare di collegarli bene a quello che ci siamo detti. Tanto io comincio da questa cosa. Questa immagine è l'immagine che sta sulla copertina del piano anticorruzione nazionale della Nuova Zelanda. Io ci ho fatto il primo rapporto al Parlamento sull'anticorruzione e ho fatto una lotta per avere questa copertina, citando la fonte ovviamente, ma hanno detto no, ci vuole la Repubblica Italiana, Blues, quasi a lutto, queste cose qui. Insomma, mi hanno fatto contento, hanno stampato 4 copie così, me l'hanno date, io ero contentissimo, nessuno l'ha vista, perché poi dalla quinta copia in poi sono ritornate quelle tutte blu, quelle tutte precise, istituzionale. Questo lo dico perché c'è difficoltà a rompere con gli stilemi anche di comunicazione del passato. Per carità, Nuova Zelanda è avanzata, eccetera, però è la cosa che è carina da questo punto di vista. Cioè, te la dà l'idea che c'è da fare qualcosa, no? I neozelandesi, non so se ci hanno avuto pure loro, Roma Capitale, Tangentopoli, non lo so, però insomma sono stati sempre un po' tra i primi, devo dire la verità, sono stati bravissimi. Addirittura un po' d'anni fa portammo una ricercatrice dalla Nuova Zelanda, te la ricordi, quella alta, lunga, eccetera, che poi si è fidanzata un italiano, è sparita, ci doveva raccontare cosa si erano inventati giù rispetto a noi. Allora, io parto con una definizione di corruzione, lo so che rispetto a lì, però è importante questo, perché non è chiaro a tutti, eh. Vi dico solo che ce l'abbiamo alta, la più semplice è quella giuridica. Tu l'hai fatto prima di me, quando io mi sono interessato di questa cosa ho fatto un raffronto a livello europeo, corruzione è completamente diverso, insomma. Noi abbiamo introdotto adesso quella tra privati, poi per norma, poi di fatto insomma l'internazionale, quindi apparentemente le norme del codice penale non sono raffrontabili col codice penale degli altri paesi, quindi la giuridica che sembrerebbe la più semplice è già di per sé difficile, ci sono state le modifiche come sapete eccetera. Oggi abbiamo parlato di corruzione dal punto di vista organizzativo, cioè qual è la risposta al rischio di corruzione, come mi organizzo per. È storica, io dico sempre che se volete anche antropologica si può vedere, insomma, sociologica, religiosa, insomma, basta sentire Papa Francesco, insomma, voglio dire, già fatto. Io ho scritto un libro sulla corruzione, gliel'ho mandato, ho avuto anche una risposta molto carina, però insomma la corruzione, Lutero ci ha fatto una rivoluzione, l'indulgenza plenaria cos'è? È nato di corruzione per comprarsi il paradiso. Se ti prendi tutta l'Iliade dell'Odissea è piena di atti di corruzione. Il sacrificio al Dio prima di attraversare il Mediterraneo, no? Così poi Poseidone è buono. Allora, la corruzione che cos'è? Nasce, e per questo non ce la faremo mai a combatterla fino in fondo, possiamo solo contrastarla, da una simmetria di potere. C'è qualcuno che ha il potere del paradiso, una donna, quello che pare a voi, e qualcun altro che non ce l'ha. E quello che non ce l'ha prova a comprarselo. Quindi se compra il paradiso o con un mazzo di fiori, il pomo d'Adamo, che si è comprato? Cioè, capite? Quindi quando c'è questa simmetria, allora l'importante è che la riconosci. Sai che c'è e questo fa parte di una parola magica che è stata detto prima, che è quella della cultura legalità. Su questo vorrei spendere due parole perché spero che poi quel testimone che tu lanci venga ripreso proprio in questa chiave. Dal punto di vista economico, la cosa interessante è che, per esempio, da noi una mano lava l'altra, no? Bisogna ungere gli ingranaggi, tutte queste cose qui. Se vai in altri contesti, no, dove la legge non c'è scritta, c'è scritto poco, la corruzione è uno che si dopa, vince Olimpiadi perché si droga, rompe le regole, diciamo, non scritte, etiche, e per cui non è giusto, insomma. Capite cosa vuol dire? Quindi in America, per esempio, questa cosa non è assolutamente tollerabile nell'opinione pubblica, poi dopo ovviamente lo fanno anche loro, no? Ve lo ricordate tutti come caso, insomma, è stato uno dei primi grossi. Quindi lo possiamo prendere dal punto di vista diverso, sociologico, eccetera. Quindi quando parliamo di corruzione, occhio, perché ci serve una briscola, da che punto di vista ne parliamo?
qualcuno dice, per esempio, la corruzione adesso è entrata dentro, nel calcolo del PIL noi abbiamo la sommersa. Adesso non è vero che vale 60 miliardi, poi lo vedremo, però insomma cominciamo a contabilizzare pure quella. Un mio carissimo amico e collega dell'Università di Tor Vergata, ma anche lui è socio del Consiglio Italiano Scienze Sociali, di cui io sono presidente, che è Giovannini, ex presidente dell'Istat, dice: ragazzi, in campana, perché se andiamo contro l'evasione fiscale troppo forte, noi rischiamo di bruciarci una borderline che è irregolare, ma che comunque è un pezzo di PIL. Non so se è chiaro. Io ricordo qualche anno fa a Napoli mi trovai di fronte a una manifestazione della, non ridete, l'Associazione dei Contrabbandieri. Tiravano i sassi, io stavo dentro il Banco di Napoli allora, e da fuori è comune quello, no? Dalla piazza lanciavano, l'Associazione dei Contrabbandieri, cioè come... E loro chiedevano che la Guardia di Finanza non pigiasse troppo il prete, perché se con il contrabbando finiva, metà città andava in crisi allora. Quindi, per farvi capire che c'è un'area grigia, si chiama welfare della criminalità, come vi pare a voi, ma quando qualcuno diceva, dopo Tangentopoli i ristoranti erano vuoti, i taxi si trovavano, non so se ricordate, gli affitti erano scesi, eccetera, eccetera. Allora, io invece, per ragionare con voi sul rischio, uso una formula che è quella del KitKat, che poi ho ripreso io nel 12 e l'ho rimodificata. Sembra una bestemmia, ma in realtà dice: attenzione, il rischio di corruzione è funzione di una serie di elementi. E questi elementi sono questi qua. Allora, il primo è il monopolio. Quando tu sei monopolio, se tu c'hai il monopolio del paradiso, qui devi passare, l'urgenza plenaria. Se tu c'hai il monopolio della felicità, che sia una cena, le rose, un bracciale di diamanti, di lì devi passare, eccetera. Se tu... Quindi, e queste sono in combinazione tra loro, Quindi, per esempio, questo KitKat California, quindi voi capite, loro sono contro i monopoli, il più possibile lasciato alla civiltà, alla società civile, quindi chiaramente, però noi abbiamo delle cose che per forza di cose sono il monopolio, non è che le puoi fare. La D sta per discrezionalità. Guardate che la discrezionalità non è un fatto negativo, però la discrezionalità, se non la leghi, all'accountability, cioè alla trasparenza, c'è l'abuso, non so se è chiaro. Quindi discrezionalità sì, perché un dirigente è pagato per esercitare la discrezionalità, però in trasparenza. Non è il marchese del Grillo, no? Io so io e voi non siete un cavolo. Se fa così, punto e basta, no? Oppure quando eravamo ragazzini, dicevo: vuoi far uscire? No, perché? Perché no? Ma come perché no? E ho capito che tu sei mio padre, c'è la discrezionalità, però parliamone, insomma, fammi capire un attimino quali sono gli elementi che ci sono. Quindi abbiamo già preso i primi tre pezzi, che è quella di KitKat. Qui dentro quindi è monopolio, discrezionalità, accountability. Queste tre cose le devi giustare bene. Tanto più sei monopolio, tanto più aumenti l'accountability. Tanto più eserciti discrezionalità, tanto più aumenti l'accountability. Noi, io ci ho aggiunto queste cose. Che cos'è la B secondo voi? La burocrazia. E da loro questo concetto è molto più, ce l'hanno pure loro, però è più sfumato. Un premio Nobel per economia, Noort, dice: la burocrazia è il liquido amniotico dove cresce la corruzione. Non ci vuole un Nobel per economia per farlo. È chiaro che se tu mi fai 32.000 ostacoli, io alla fine cerco una scorciatoia. Dire ai nostri figli fatti furbo, che sembra una parola innocua, in realtà gli stiamo dicendo: dopati per vincere Olimpiadi, allunga la mazzetta a qualcuno per avere una pratica prima, e quello da grande è l'evasore fiscale. Capite che significa questo? Allora, la B è la burocrazia. Se noi combattiamo la burocrazia, togliamo la papera non galleggia più, cioè viene meno tutta una serie di cose. Quindi qui l'informatizzazione, queste cose ci ha dato, la trasparenza, le graduatorie, tutte queste cose ci dà una mano. Questo me lo lascio in fondo, non è comunione e liberazione, è culturale legalità. Dirò due cose che sono drammatiche per noi italiani, poi lo vediamo. C'è la contingenza economica, cioè in momenti di contingenza economica parte uno strabismo. Allora c'è intolleranza per quelli che si sono arricchiti o quelli che si sono comprati dei vantaggi competitivi sul mercato con la corruzione, però dall'altra parte c'è un attimo di tolleranza. Quel povero Cristo che deve avere soldi alla pubblica amministrazione e non ce l'ha, e se dopo domani chiude e manda gli operai a casa, che fa? Apre il portafoglio e paga. E ti senti lo stato di bisogno, no? Ti senti quasi di giustificarlo. Quindi questo strabismo è drammatico, perché è cattivo pure quello, virgola, però, capite cosa voglio dire?
Quindi anche noi come individui rispetto a certe cose comincia ad avere un atteggiamento un po' ondivago. L'altro elemento, poi questa formula riprendiamo all'interno di ogni singola azienda, Ispra inclusa, è il sistema giuridico. Il sistema giudiziario non funziona. L'avrai visto tu, l'ho visto io dopo. Tutto il tema della prescrizione, a termini siamo uguali agli altri paesi, solo che loro hanno un sistema giuridico che funziona, quindi nei 7 anni ci vanno. Quando parli con i magistrati, Santa Croce, tanto per dirne una, abbiamo avuto gli incontri, eccetera, ho detto ragazzi, io non ci penso nemmeno a mettere in piedi una cosa di corruzione. Se lo interpreto come associazione di tipo mafioso, mi scatta una serie di altri articoli, allora uso degli strumenti e il gioco vale la candela. Se no, io metto in piedi un processo che so che va in prescrizione automaticamente, anche perché la nostra legge ci diceva che era da quando è stato commesso il reato, non da quando è stato scoperto. Io ho giocato per anni a pallacanestro, tu interrompi l'orologio, lo fermi. No, qui no, qui continua. Quindi con la strategia di difesa vai alla lunga perché tanto poi sta cosa. Quindi per assurdo questo spara salve. Quindi è inutile che noi continuiamo a mettere un arsenale giuridico penale forte quando poi sia che questa cosa spara salve. Pignatone qui a Roma è riuscito e speriamo che tenga, a mettere in piedi sta cosa che è una nuova classifica di mafia. De Sena, mi pare, al suo tempo ne aveva classificati 4, adesso ce ne abbiamo. Questo è mafia. Se c'è mafia significa che io faccio intercettazioni, sequestro dei beni e carcere duro. Se no quell'altro va a casa e torna accompagnato, insomma, cioè nel senso che abbiamo fatto finta. Torno indietro su questo. La cultura della legalità. E noi ce la siamo persa, la cultura della legalità. E questo è guai. Quello che è peggio è che ai no i nostri figli che apprendono per imitazione, quando gli dici fatti furbo, quante volte abbiamo raccontato a casa che copiavamo i compiti a scuola con un po' d'orgoglio e fregavamo la merenda di quello più debole, il bullismo, no? E questi l'hanno registrato. Quindi questa è cosa buona e giusta. Quando è che per strada hai segnalato che c'era la polizia glielo. Da che parte sei? Quelli buoni e quelli cattivi? Whistleblowing. Da noi chi fa la spia non è il figlio di Maria. Ma mio figlio di Gesù. Quando muore. Non c'è scritto in nessuna catechesi questo, non c'è scritto da nessuna parte. Però noi il fare la spia la leggiamo. Io sto scrivendo un libricino, non so se lo pubblico perché mi spareranno le gambe, però. Noi stiamo leggendo. Chi fa la spia, scusate l'espressione, forse dovremmo trovare un'altra formula, è uno che difende un valore della società civile che è l'onestà. Chi non la fa difende l'omertà, che è un valore della mafia. Ne vogliamo parlare? Eppure, da quando andiamo all'asilo, la nostra maestra dice non si fa la spia. O no? Adesso con l'ANAC c'è un po' d'attenzione su questa cosa. Mi raccontava un amico che uno copiava il compito in classe e quello ha detto, oh, lo dica a Cantone, carina sta cosa. C'è un attimo di fiducia nelle istituzioni. Poi io ho le mie critiche con l'ANAC, ovviamente, però insomma, perlomeno si è cominciato a pensare che lo Stato sta facendo qualcosa. Quindi la cultura della legalità è drammatica. E siccome loro prendono imitazione, dobbiamo invitarli a riflettere. Io faccio un esempio che vi riguarda da vicino. Quando sono andato a scuola io non me l'hanno fatta l'educazione ambientale. L'educazione ambientale a casa mia l'hanno fatta i miei figli. Ci massacravano. La maestra ha detto, la maestra ha detto, la bottiglia ci vuole 92 anni, la cicca 1 anno e mezzo, non se ne poteva più. Io non fumo, mio cognato fumare, cioè, mi mangio le cicche, basta che la fai finita, perché non ne poteva più di questa cosa. Questo è importante. Perché tu non ci stai a essere sotto schiaffo di tuo figlio. Non so se qualcuno di voi siete più giovani, ma quando tuo figlio prende la patente, tu c'hai un vigile urbano. Dice la striscia, c'hai 50, la doppia striscia, non puoi fare, non ne puoi più, quindi zitto, buono. Poi magari, ma devi necessariamente rispettare le regole, perché quello diventa un vigile, non so se è chiaro. Ecco, allora quello che dobbiamo fare, io ho provato a parlarne con Malagò dello sport e loro stanno su scandalo sì, uno scandalo no, ne ho parlato con l'allora presidente della RAI, dico, cominciamo a fare le fiction, all'estero c'hanno i cartoni animati su sta roba. Se vi andate a vedere cosa ha fatto la Guardia di Finanza, ha un lavoro molto carino con Fiorello. Guardate, Guardia di Finanza Fiorello, c'è cioè tutta la storia della legalità fatta da Fiorello sui ragazzi. Insomma, è loro lo strumento principe per ricreare una cultura etica della legalità che non c'è.
Quindi su questo poi magari lo prendiamo con la proposta finale, però questa non c'è, ce la siamo persa. Cioè la curva è andata giù. La crisi economica con l'acqua alla gola non è che te fa, c'hai tanto spazio per, no? Devi sopravvivere. Chi butta in mare, tra tizio e Caio, quando c'è da buttare in mare qualcosa, eccetera. Allora, il rischio di corruzione è funzione di tutta sta roba. Proviamo a fare i pessimisti per un secondo. Funziona il sistema giudiziario a noi? No. Quindi manca il controllo, manca la repressione. Pensate per un secondo, ANAC sta facendo più repressione che prevenzione. Il commissariato dove stava lui, io ero consulente loro allora, si chiamava Alto Commissariato per il contrasto alla corruzione. Mancavano le malette sulla carta intestata, si capiva bene. Gli altri paesi lo chiamano l'Agenzia per l'Etica Pubblica. Ma io ci ho provato, non mi è passato con la Civit e figurate se passava con l'ANAC. Però io lo capisco, era un momento importante, dovevi far capire, marcare il territorio che c'eravamo con l'anticorruzione. Ha ragione il vostro direttore generale, cioè siamo qui a parlare, sì, però io dico pure, abbiamo la festa dell'albero, la tubercolosi che non c'è più e facciamo pure la festa dell'anticorruzione, insomma, peraltro a livello internazionale parlano tutti, a noi passava assolutamente inosservato, insomma. Quindi, se questo funziona, la crisi economica, beh, ci stiamo dentro, stiamo litigando se 0,7 o 0,8, ma insomma, mi pare che nei prossimi 10-15 anni non ne usciremo fuori tanto bene. Cultura e legalità, non c'è niente. Io dico sempre che vorrei magistrati disoccupati, perché se tu non, questa è una vecchia posizione di coso, di Pietro, cioè, se tu non commetti reati, questi non ci stanno. La repressione sul tema corruzione sta alla chemioterapia come i comportamenti, stile di vita sta alla prevenzione. Per carità, è bene che ci sia, ma non è quello il problema è non ammalarsi. Il problema è non commettere reati, anche perché poi qui la chemioterapia quando la vai accendendo funziona. Non so se mi capite. Quindi se vogliamo salvarlo sto paese, dice bene Papa Francesco, io sono ateo, ruba il futuro, l'ho scritto un po' prima di lui, vabbè, comunque, ai nostri figli, eccetera, noi dobbiamo recuperare in maniera credibile questa cosa qui. Quello che noi abbiamo in mano come funzionari pubblici è questo e questo. Noi possiamo lavorare sulla burocrazia, in realtà spesso la creiamo noi la burocrazia, ma non perché per cattiveria, non ci rendiamo conto del rischio di burocrazia. Quando io faccio 224 adempimenti sulla trasparenza, ce l'ho un rischio di burocrazia. Quando dico che il codice di comportamento del 150 euro sopra non puoi prenderlo perché sennò ce l'ho un rischio di burocrazia. Poi mi hanno spiegato che invece serviva proprio a eliminare la burocrazia. No, ve la dico subito che ne parlai con Filippo Tronigrifi, stava con me in Civit. Quando ha fatto questa famosa norma, gli ho detto: ma come ti è venuto in mente una cosa del genere? Sì, io conosco i miei polli. E allora, cioè all'estero, sui regali, eccetera, c'è cioè una frase che dice: tu devi tenere un comportamento tale da non suscitare negli altri il dubbio che tu non sia indipendente. Uno. Due, puoi accettare dei regali che siano di valore ragionevole e tali da non mettere in discussione la tua posizione di indipendenza. Punto. Finito. Dice, sai quanti TAR ho io per l'Italia? Ognuno ti regalo questo, valore alto, ho messo 150, chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. A 151 scatta reato, a 150 si può fare tutto. Lui l'ha fatto per semplificare il problema da Consiglio di Stato, non so se è chiaro. E sulla trasparenza, colgo quello che diceva, la mia posizione quando facevamo il 150 era molto chiara, c'è scritto. Tu la trasparenza la fai in funzione dei tuoi stakeholder. Se no noi qui mettiamo in piedi un gioco perverso dove siamo noi quelli che stanno dentro la pubblica amministrazione, quanto prendi? Sei meglio tu? Ah, hai visto? Hai visto il premio? 100%? Cioè diventiamo dei guardoni all'interno del castello e del cittadino che sta fuori. Io ho visto con le mie dell'università, i dati importanti che servono alla comunità che orbita l'università, quindi studenti, imprese, eccetera, non ci stanno. Non ci stanno. Tant'è vero che ho detto, scandalizzando anche un po', che c'è l'effetto Bikini. Mette in risalto le cose importanti, ma non quelle essenziali. Non vi è piaciuta questa? Ma, insomma, per dirvi che in realtà mi metti il curriculum, mi metti lo stipendio, poi qualcuno si vede, vabbè, i dirigenti tutti insieme, no? Quelli del PS non sono mai riusciti a capire quanto era, i magistrati non ci hanno mai detto cos'era. Cioè, ci sono dei. E poi con la bussola della trasparenza, ha detto bene lui, ce l'ho e ce l'ho, mi manca, compliance pure.
Cioè, basta, curriculum Luciano Inna, appunto, beh, c'è scritto, basta, c'è il curriculum Luciano Inna, perché c'è il nome e cognome, ho riempito la casella. Quindi vado sull'adempimento e creo burocrazia. In questo momento c'è in Italia un fenomeno interessante, si chiama la rivolta gestionale. C'è qualche ente, io faccio parte di un OIV, ma adesso scado, e spero di farcela, ma non credo, perché c'è qualcuno che frena a mano sopra, e la cosa è molto carina. Cominciamo a vedere quanto tempo impieghiamo per rispondere all'ANAC, per la trasparenza, per la cosa. Quanto costa sta roba? Questa è una storia che fecero a suo tempo le banche contro la Banca d'Italia. Dice, non cambiamo più. Qui il nostro principale cliente non è quelli che vengono allo sportello, ma è risponde alla Banca d'Italia. E mi pare che gli ultimi fatti ci hanno detto che poi non ha funzionato così bene, mi pare, no? Allora, il tema è, siccome questa cosa è stata tutta a costo zero, non incremento della spesa pubblica, ho capito che qualcuno non solo lavora a tempo pieno, ma lavora a tempo più che pieno su certi temi. Allora, cominciamo a dire quanto costa sta roba, nella trasparenza, nella performance, e che risultati mi dà. Perché forse va rimessa in discussione, o no? La trasparenza, noi siamo passati da una trasparenza dove era, come dire, una concessione del principe al suddito. Se c'è un diritto soggettivo ne possiamo parlare. Ti faccio vedere qualcosa. Siamo passati, poi abbiamo avuto tutta la stagione degli URP, dei siti dove raccontavo la vetrina delle belle cose, raccontavo cosa facevo, non che risultati ottenevo. Poi qualcun altro, qualcosina sulla qualità, qualcuno ci ha raccontato come. Dobbiamo arrivare alla performance per dire, vabbè, mi dici qualcosina, tutto sto bambaradan, che cosa ha scaricato a terra, e anche lì sulla performance è venuto fuori di tutto. E adesso noi per eccesso di dati rischiamo che il livello qualitativo scende, perché scivola sulla china della burocrazia, e questo vale sia per l'anticorruzione che per la cosa. Vi dico solo una cosa che riguarda la stima, che è questa. Allora, vi faccio di quello dopo. Corte dei Conti una mattina si è svegliata e ha detto che valeva 60 miliardi. Non esiste da nessuna parte una cifra di questo genere, anche perché se così fosse noi siamo la metà dei corrotti di tutta Europa. Non tiene, però è bello che nessuno può dire se è 18, 15 o 20, non lo sappiamo, perché manca un modello econometrico che lo studi. Io come Presidente del Consiglio di Scienze Sociali, dentro c'ho Giovannini, c'ho Rei, c'ho Visco, c'ho Barca, insomma, gente che qualcosa ne capisce, Zuliani, eccetera, abbiamo messo un gruppo di studio. L'ANAC non partecipa, cioè non gliene può fregare meglio. Scusa, ma dopo 6 anni di ANAC, stessa corruzione, quella sommersa, dico, no, quella che... Cioè, è cresciuto o diminuito, lo vuoi sapere o no? Se c'è la febbre hai bisogno di un termometro per capire se diminuisce o aumenta, perché se io il termometro non ce l'ho e mi aumenta solo la burocrazia, sono autorizzato a dire che quella è burocrazia, non ho risultato. Forse è meglio rimanere in questo limbo informativo? The answer, my friend, is blowing the wind. Non lo so, ma insomma, cade nel vento la risposta, cioè forse a qualcuno non interessa. Risultato, io ho un gruppo di lavoro che è finanziato dall'ABI, dalle Camere di Commercio, dalla Confcommercio, cioè non c'ho l'ANAC. E non c'ho nemmeno Corte dei Conti. Tutti amici mi hanno detto, sì, Lucia, poi ci fai vedere le cose che vengono. E io partecipo, mettici un osservatore. Non so, non voglio econometrici, non ce l'hanno loro, per carità. Allora, torno indietro su questa. Vedete che quello che noi vediamo è solo la corruzione scoperta, che è poca roba. Questa è una punta di un iceberg. Io ho una corruzione sommersa non ancora scoperta, che non so quant'è, è quella che lui dice 60 miliardi, che siccome ha detto, poi ha fatto marcia indietro la Corte dei Conti, però ormai gli era sfuggita la cosa, è venuto fuori una media di corruzione sul PIL a livello europeo. Ne ha fatto un po' alla trilussa, ha detto da noi vale 60 miliardi. Il guaio che l'ha ripresa la Comunità Europea. Quando io ho incontrato con le Comunità Europee, ho detto per carità non dite sta cifra perché non esiste, questo tiene lontano gli investimenti. Alla fine ognuno di noi dice, ragazzi, fanno tutti, ma io sono più fesso, vanno a corrompere, perché io mi faccio corrompere, se questo è il gioco. Se stiamo nella giungla, che fai? Lavori di Gioretto, le ascia. Quindi questo è se non capisci che lo presidi. La Comunità Europea l'ha scritto, la commissaria ha scritto questa cosa, mi ero raccomandato, ha scritto. Oh, naturalmente questa costruzione sommersa lavora su un terreno di cultura della corruzione, capito? Se vi leggete i due libri, Avarizia e Via Crucis, capisci che se c'è un terreno di cultura lì, figuriamoci qua. Quindi questo rapporto io non lo so qual è, però è chiaro che c'è una società civile che si sta deteriorando, si contamina. Gli anticorpi non è solo la trasparenza, è la cultura legalità.
non so se cioè, sono principi forti, e questi noi abbiamo persi, non ci abbiamo più. Quando diciamo fatti furbo, motivo molto semplice, ho fatto un paio di riunioni con questi, con pensatori, noi non abbiamo fatto la rivoluzione francese, quindi la res non è pubblica per noi, continuiamo ad avere un re, un imperatore, e quindi ho il diritto di fregarlo, non so se è chiaro. Quindi, peraltro, atteggiamenti vessatori, stiamo pagando tutte le tasse, no? Adesso quelli che vanno a fare pensionati in Portogallo dicono no, dove vai? Torna qui, Boeri ha detto che ha detto, cioè capite? Quindi c'è un atteggiamento vessatorio su questo, è chiaro che culturalmente tu ti senti la Convenzione di Ginevra, devo sopravvivere in qualche maniera, non so se è chiaro, è sbagliatissimo. Naturalmente statistiche giudiziarie non dice niente, altro che privacy. Quando io stavo all'alto commissariato, ho chiesto le statistiche, mi hanno detto no, la privacy non te le posso dare, non voglio i nomi e cognomi, io volevo sapere solo chi aveva patteggiato per regione e per quale tipo di reato, per codice penale, non me l'hanno dato. Poi ho pensato, qualcuno mi ha detto guarda che non ce l'hanno sto dato, ecco perché non ce l'hanno dato. Modelli di stima, non ci abbiamo niente. Ci abbiamo indicatori di percezione, la più grossa bufala di questo mondo, Transparency International. Gli indicatori di percezione non servono a niente. In un paese dove Stella e Rizzo scrive tutti i giorni, la percezione è altissima, vai in piena Nigeria, la corruzione è 70 volte di più, ma nessuno sa niente. Mia madre è morta 4 mesi fa, a 90 anni, cioè quando c'era lui rubava uno solo. La percezione qual era? Certo. È che, no? C'è un valore economico, certamente sì, ma non è stimato. Quello che mi preoccupa più è questo, è il valore di non combattere e soprattutto come vado a erodere, diciamo, il tessuto subculturale di questa roba. Lo so che sto a far lunga, ma se non capisco questo non riesco a fare analisi di rischio, perché sennò è inutile che mi presidio la rotazione dei dirigenti. E quando dentro l'ho presi tutti quanti, no? La mia selezione è stata fatta senza barriere etiche, mettiamolo così, cominciando dal Parlamento. Ecco, questo cosa significa? L'ho stimato con cifre non mie. Ho detto, vediamo, non combattere la corruzione è una super finanziaria a costo zero. L'ho detto a Ballarò, l'ho detto a Agorà, l'ho detto in televisione, l'ugnota recita sta poesia del Natale, mi sono pure stufato. Adesso fortunatamente, sfortunatamente, c'è il terrorismo, quindi non le corruzione, non ci sentono più, meno male, ci hanno tutti. Allora, questo vale più 16% di investimenti esteri. Una stima fatta da Lungo nel 2013. Mi sembra stupido, ma il semplice annuncio di Renzi sull'ANAC, finalmente c'ho questa cosa, che non c'era più perché Civit, la parola corruzione non c'era, ha avuto un effetto, cioè finalmente queste operazioni che sta facendo di affiancamento, ripeto, non ha deciso se vuol fare il cavallo o il cavaliere, secondo me sarà interessante vedere se c'è un fatto di corruzione in un posto dove c'è stato un patto di, no? Tu ti sei comprato un'assicurazione sulla vita, cioè, l'ho fatto con l'ANAC, non è bello questo come authority. Poi autore indipendente, sì, però se è nominato prima delle Camere, se sapeva il Presidente è quello, tutti gli autori indipendenti vengono nominati dalle Camere, come è successo a noi, poi al nostro interno ci nominava il Presidente, noi lo sapevamo un po' di tempi prima. Qui Cassese ha fatto due o tre articoli, Flick ha fatto due o tre articoli di fuoco su questo. Varrebbe un 20% di sviluppo dell'impresa italiana, questo è dato dalla Banca Mondiale. Ah, parentesi, io in quel gruppo di lavoro ho una della Banca Mondiale, che è italiana, Francesca De Canatini. Ma tu sai, quelli dell'ANAC a noi non ci hanno mai chiamato né ricevuto. Carina, eh? Non disturbiamo il guidatore. Stop all'esodo di imprese italiane all'estero. Se voi andate a vedere le camere di commercio svizzere e austriache, cosa stanno facendo? Sono tutte aziende nostre che stanno sul confine e vanno a lavorare all'altra parte. C'è meno burocrazia, meno corruzione, appalti. Adesso c'è stata la riforma, eccetera, ancora. Sì, insomma, vi siete mai chiesti perché negli appalti nostri le aziende estere non ci stanno mai? Il motivo è molto semplice, qui è ancora un fatto di cultura. Noi abbiamo pensato, e qui c'ha ragione chi pensa che ci abbiamo ancora il principe, l'imperatore, noi abbiamo pensato il sistema giuridico nostro contro i delinquenti, per difenderci dai delinquenti. Non abbiamo pensato che il 99% è persone a posto, no? Capito? È blindato per, dentro questa blindatura quelli giusti non c'entrano, quelli che ci navigano molto bene ci sguazzano alla grande, non so se è chiaro. Io quando sono uscito e ho riaperto la mia società di consulenza mi guardo bene fa con cose pubbliche, è troppo complicato, costa di Dio,
ti dicono una cosa, io sono ritornato a lavorare sul privato, su, se sempre analisi di rischio, queste cose qui, formazione, ma no, non ci parlo col pubblico. Te pagano poco, te pagano male. Devi riempire una marea di carte. Sì, e molto spesso c'ha già il nome e cognome, da come è fatto la cosa hai capito già chi ha vinto. Basta. Ho fatto qualcosina che serviva per Consip, che si compra al supermercato, insomma. Sotto soglia, naturalmente. L'1% di produttività. Guardate che sta roba scarica a terra 20-60 miliardi di euro. Un punto di sto periodo non è poco, un punto di produttività. Questa è la commissione Garofoli, il 40% dei costi di appalti. La commissione Garofoli, che è quella che poi ha portato all'ANAC, dove dentro c'era anche Cantone, eccetera, ha detto sostanzialmente questo: noi paghiamo gli appalti 40% in più. Io ho incontrato la norvegese, quella della Comunità Europea, mi ha detto: cioè, voi avete un costo per chilometro d'autostrada che è 159% in più rispetto alla media europea. Io ho detto: sì, ma noi c'abbiamo le coste, c'abbiamo il mare, i monti. Che gli vuoi dire? Provi a dire, è difficile, però insomma è il dubbio. Il mio collega, sempre di Tor Vergata, che è Gustavo Piga, lui dice: guarda che quella roba non è corruzione, quella è incapacità. Tema di 36.000 stazioni appaltanti, che è una cosa, un'eccezione, le regole sono tante. E noi abbiamo avuto 100 anni di appalti fermi. Poi abbiamo fatto dalla Merluni 1 fino alla Merluni 41, 42, 43, 44, insomma continua, è una telenovela. L'abbiamo modificata 640 volte, ho 252 articoli, mi pare una cosa succede. Come fai? È chiaro che poi solo Buzzi riesce a orientarsi lì dentro, perché c'è una scorciatoia. Tu te la senti di esercitare discrezionalità in quella cosa? No. Chi esercita la discrezionalità è solo quello corrotto, che si assume un rischio, ma il rischio vale la candela. Quell'altro dice: io sto coperto. Naturalmente tutto questo, colgo l'occasione, i sindacati hanno la loro responsabilità, altro che ci mettono, non hanno visto, non hanno sentito, non hanno niente. Ci permettiamo di operare un distinguo fra sigle? Assolutamente sì, e anche per l'Italia, lungo e largo, però insomma io ho proposto un po' d'anni fa che le sentinelle di questa cosa potrebbe essere il sindacato a caccia di un ruolo nuovo. Hai sentito una risposta? Anche questa è caduta nel vento, insomma, male tutti, Confisca dei beni. C'è un dato grosso lì sopra, avete visto che ha sotto che è successo sulla gestione di possibilità, ecco questa è importante, per esempio, possibilità di ridurre il personale iniziando dai corrotti, qui ogni tanto li spostiamo, come li spostiamo? E io ho lavorato una ventina d'anni sul privato prima di dedicarmi al pubblico, facevo l'auditing, quindi analisi di rischio, e alla fine un'istruttoria con whistleblowing e non whistleblowing, perché c'era già allora, finiva con due pezzi di carta, questa è la lettera di dimissioni, che me la firmi e ti porto via tutta la liquidazione. Questa è la denuncia al procuratore pubblica. Da questo minuto hai 3 minuti, da questo secondo hai 3 minuti per decidere. È chiaro che il problema era quello di immagine. Non potevi finire da noi, questa opzione non c'è, però la puoi gestire un attimino prima. Da noi no, dice, non li sospendo, l'abbiamo trasferito. Io ho incontrato segretari generali di comuni che c'ha gente imputata, vigili urbani, che non avete idea cosa ha fatto, c'hanno un curriculum che è altro che da Regina Celi, non è da trasparenza, insomma. Però ce l'ha lì. Capito? Vi ricordate Sanremo? Lì c'è una colpa in vigilando dei responsabili, vedrete come finire quella roba. Una bolla di sapone. Quindi cominciamo ad avere a casa la gente corrotta se dobbiamo diminuire qualcosa. Per la legge nostra, se è vero che vale 60 miliardi, ho 30 miliardi a tassazione da recupero, perché quella roba non è tassata normalmente. E da noi, se io ho un business che è fatto di signore che lavorano sulla salaria, io dovrei, anche se quel business è illegale, io i profitti che ho devono pagare le tasse. E questo non c'è. Innovazione delle imprese. Se tu la laurea, vi siete laureati, avete studiato, a rischio, qualcun altro se l'è comprata. Capite che se il gioco è questo, la corruzione è un investimento sicuro. E nei tempi di ritorno e nel risultato. Vedere soldi, vedere cammello. E certo, il cammello lo vedi. Non so se è chiaro. Quindi le imprese si guardano bene da innovare qui. Vanno a innovare un'altra parte. Perché tu innovi, poi qualcuno tutte le brevetti, te lo fregano, insomma. Non è la competizione, non è armi pari. C'è un mercato dove ti puoi dopare, c'è un mercato dove non ti puoi dopare, e se tu hai deciso di non doparti devi cambiare Olimpiade, se no non ce la fai.
E ci sarebbe questa cosetta qui che non sarebbe proprio l'ultima cosa. Peraltro, se vi ricordate, la 190 parte proprio con questo, cioè recupero di immagine dell'amministrazione italiana. Allora, adesso vediamo questa cosa a livello aziendale come rischio. Ogni funzione, cioè siamo dentro l'ISPRA, siamo dentro un ministero, ogni funzione è in monopolio all'interno dell'azienda, perché la fa solo lei, non è che c'è, vado all'ufficio personale, in realtà c'era qualche ufficio personale diversi a seconda dei ruoli, non so se lo ricordate un po' d'anni fa. Ogni manager è pagato per gestire la discrezionalità, quindi è ovvio che ci sei dentro. La trasparenza ora è obbligo, non è più un'opzione etica come dicevamo prima, però anche lì bisogna vedere come l'interpreti. Se l'interprete dice ce lo mi manca, senza cogliere lo spirito della norma, è chiaro che, come ha fatto lui, è in fondo alla classifica. Io l'ho fatto con il Ministero degli Interni, stessa cosa. Mi chiama il capo del gabinetto, Luciano Lamorgese, e noi siamo gli ultimi, non è possibile. E vabbè, metti Franco Bolli, ce l'ho 2 minuti, subito. Ma non è cambiato niente rispetto a prima. B, la burocrazia, ci conviviamo, e spesso noi stessi siamo creatori di burocrazia senza volerlo. Cioè non ce l'abbiamo, quando mi sono interessato alle spending review, ricordate che a monte la spending review c'è l'organization review, perché se tu fai una cosa che non serve, quella costa lo stesso, quindi se vuoi risparmiare devi eliminare il primo maggiolino della Volkswagen, l'ultimo, pesava 600 kg di meno l'ultimo, ma mica l'ha fatto diventare una 500, sempre il maggiolino era, ha tolto tutte quelle cose che costavano e che non davano valore aggiunto, diremmo in termini tecnici. Cultura e legalità cambia d'azienda in azienda. È chiaro che qui siamo dentro una struttura di tecnici, quindi col livello è un'azienda di nuovo questa, e già le vedi le differenze. Non è tutto così. Ma anche in certe regioni chiacchierate, quando vai dentro l'azienda di know-how trovi un livello culturale, etico, completamente diverso. Ma non è così nella situazione di 3 milioni e 200 mila persone. Per questo oggi io sono contento di essere qui da voi, perché insomma... E nonostante quel convegno che facemmo a Bressanone, tra tutti i centri di ricerca eravate solo voi a raccontare una possibile soluzione che poi è reale di whistleblowing. Gli altri dicono, ma come si fischia sto coso? Lo faremo, aspettiamo le linee guida, ma l'ana che le fa, ma non si sa, ma poi la giorna, insomma, vediamo per, no? E la contingenza economica, ecco, questo è importante, attenzione che aumenta la pressione sui comportamenti della PA. Cioè, proprio che c'è fuori del castello c'è la crisi, e la pressione diventa, ma anche in termini di immagine, noi siamo i fortunati che non perdiamo il lavoro e loro l'hanno perso, quindi c'è anche un'attenzione su questa cosa, ma qualche volta potrebbe essere anche pressione che porta a atteggiamenti non etici, intanto poi si scopre che c'è qualcuno, no, che l'arrestano, e mi pare anche il sistema dell'ambiente non era proprio del tutto asettico a questa cosa. Il sistema giudiziario interno qui non ci abbiamo, noi ci abbiamo la funzione interna lodi, su questo l'ha detto bene prima Marco. Io sto dicendo da anni, ma questo Filippo Padre Griffi mi ha spiegato molto bene, nella norma non poteva parlare di codice etico, di comitato etico, ma io devo, questa roba la devo risolvere prima. Se io ho l'obbligo del rapporto, apri e chiudo una parentesi, l'obbligo del rapporto c'è da sempre. Volete sapere quante segnalazioni sono arrivate? Zero. Dopo sapevamo tutto, dopo, se sapeva, dopo, però tutti zitti, coperti e allineati, e questa è la sindrome della Volkswagen. È vero che la Volkswagen ha truccato le marmite, ma qualcuno gli ha consentito di farlo, che sono i loro competitor della serie, mettiamoci d'accordo, e adesso si sono fermati lì, ma se non si fermano, tutti. Io vengo dal privato, come esce un prodotto nuovo, la prima cosa che fa la concorrenza lo prende, lo smonta, se lo guarda in controluce e cerca di fregargli qualcosa. Se trova qualcosa che non è regolare, lo attacca in maniera pesante. Quando è che non lo attacca? Mettiamoci d'accordo. E questo è sui farmaci, sul caffè, sugli alimenti, su tutto. Allora capite, questa è la cosa grossa, perché voglio dire... Io ho bisogno di mettere all'interno un sistema, soprattutto all'inizio, che mi faccia emergere i buchi di procedura, ecco, le risposte organizzative. Chi ha fatto la 231 su settori privati, eccetera, sta cosa l'ha vista, a me, anche se la riservatezza, no, io ho anonimato. Quello è un compromesso stupido. È vero che lo strumento non è nostro, è i cacciatori d'Italia americani, nasce nella guerra, no? Parliamo di 150 anni fa,
gli permette di risparmiare un sacco di soldi all'anno, era le commissioni militari. Per carità, però voglio dire, io devo cercare di far emergere delle cose, perché anche se è falsa la cosa, è fantascienza, mi dà la possibilità di metterci un tappo. Lavorando su queste cose un po' di anni fa in Banca d'Italia, a un certo punto c'erano ancora le lire, venne fuori una cosa molto interessante, fregavano dalle mazzette 1.000 lire. Il segnale era, guarda che io posso fregare pure quelle da 100.000 lire, posso fregare quelle da 50, cioè taglio grosso, no? Ti frego questo per farti capire che c'è un buco nel sistema. E mettiamo in piedi un gruppo di lavoro, proprio di interna, non era una spiata, però equivaleva a, guarda c'è un buco lì sopra. Quindi uno che mi segnala una cosa, al di là, anonimo perché sia libero, al di là della sicurezza del sistema di whistleblowing, qualcuno ha adottato la cassetta del... Nel privato lavora come la dichiarazione è anonima e va a un altro. All'estero ci sono delle fondazioni che fanno questo. Qualcuno ha usato la cassettina, qualcuno l'ha messa nei bagni, qualcuno l'ha mandata a un notaio, perché il notaio garantisse l'anonimato. Però certo, se tu poi devi risalire sul nome, il problema c'è che tu mi dai una segnalazione troppo generica, come faccio a colloquiare per sapere qualcosa di più? Io penso che su questa roba, sui casi grossi, arriveremo tipo la legge sui pentiti. Raccontami qualcosa, quindi te mando a casa stasera. Allora, avete visto il patteggiamento su Buzzi, no? 3 anni, 2.000 euro, sì, no, sì, no. Se dice qualcosina in più, la norma ce l'ho. È stata a suo tempo per la mafia e per i terroristi, ce l'ho già, utilizzo quella. Quell'altro passaggio importante che dicevi degli esterni, guardate che all'interno, se c'è un fatto, gli ultimi a saperlo siamo noi che siamo dentro al castello. Quello che lo sa è quello esterno che in qualche maniera è stato fregato, parlo sugli appalti, quello che gli hanno fregato il concorso, non so se è chiaro. E quindi è importante avere l'esterno. E il whistleblowing, se è anonimo, non distingue tra interno e esterno. Arriva una segnalazione. Però diventa importante che questa segnalazione che arriva venga lavorata da uno che non ha l'obbligo del rapporto. Un comitato etico, che potrebbe essere quello che ragiona non da giurista. Lo vogliamo torturare? Prepara la forca? No, non c'è da preparare niente. Qui devi cercare di capire qual è il buco organizzativo per metterci una pezza. Non so se è chiaro. E dopo un po' l'hai messa a posto sta cosa. Però da noi, comitato etico, se lo fai per norma, non è più etico, perché è per norma. L'etica è lo spazio non esigibile per norma, non lo puoi chiamare comitato etico. E così il codice. Abbiamo ripreso il codice dei Bassanini, reinterpretato, ma in realtà tu poi hai un codice etico. E qualcuno ce l'ha, che è a griglia diversa rispetto a... Ma chi è che fa il magistrato di questa legge non scritta? È tutta roba che viene da un'altra cultura. Quando vedevamo il film western... Fregavano un cavallo, lo impiccavano e la mano, così c'è il tribunale. No, loro si comprano le armi, si fanno giustizia da solo, perché lo Stato non c'era. Per noi è assolutamente impensabile, no? Freghi un cavallo, lo impicchiamo. C'è il solito quello con la barbetta, no, non è che faceva il giudice alcolizzato, no? Vi ricordate, sui film è sempre quello era. E allora perché? Perché lo Stato non c'è, ma da noi c'è. Il diritto umano nasce qui, capite? Quindi, vabbè, insomma, voglio dire. Questi rischi ce l'abbiamo anche noi all'interno. Vado velocemente verso la fine. La norma ha introdotto delle importanti novità su prevenzione e repressione. Il mio punto di vista è che sulla prevenzione si fa ancora poco. E sulla repressione non so qual è l'incidenza. Io so quanta gente si ammala di cancro e quante riesco a curarli, ma ne so quante. E so anche quali sono quelli che si ammaleranno nei prossimi 5-6 anni, perché ho modelli econometrici che me lo dicono. Ce l'ho per il lavoro nero, l'evasione fiscale, ce l'ho per tutta una serie, per questo no. Questo è quello che mi preoccupa di più. Adempimento e risultato, per cui anche quello che ci crede lo fa, alla fine non ne può più. Cioè, l'intervento tuo è stato carinissimo, brillante, cioè lui è preparatissimo, bravo, e l'ha reso anche, come dire, accattivante. Non era, scusate l'espressione, un po' pallosa, come il tema meriterebbe. Però, dopo un po', se io ritorno qui fra 6 anni, e lui non ne può più. O ha cambiato lavoro, oppure non ce la fa più. O t'hanno sparato. Tema dell'analisi di rischio. Ecco, questa è una cosa su quale invece due parole. Si fonda tutta la prevenzione, l'analisi di rischio, però attenzione, non si studia normalmente. Non fa parte del bagaglio marginale del manager pubblico, che per il 75% è fatto, non è il caso vostro, siete in azienda di nuovo, è fatto da laureati in giurisprudenza.
Qui l'ansia e il rischio la vedo dopo, insomma. Quando nella mia facoltà, io sono stato 15 anni in economia e poi sono passato a giurisprudenza. A giurisprudenza abbiamo fatto tutto sulla sanità e rischio sanitario guardando il penale, tutte le sentenze. E dico sì, però a noi ci interessa che questo non muoia, c'è la sentenza, quello comunque è morto, quindi ci interesserebbe capire organizzativamente come sono nati profili organizzativi. Chi gestisce il rischio post-operatorio è un ingegnere. A medicina però, Perché? Perché mette in piedi tutta una serie di elementi e mi pare giusto. Quando ho lavorato sulla PS, io ho fatto tutto il primo giro dell'anticorruzione della pubblica sicurezza, cioè il ministero, io mi ero innamorato follemente, e non ho gusti strani, dei vigili del fuoco, bravissimi. Questo è il sistema di rischio, ce l'hanno in testa, preciso. Sapevano gli 8 modelli di riferimento che c'era per gestire il rischio, hanno scelto quello in quella maniera e ti hanno fatto vedere come c'era. Gli hanno chiesto una mano per vedere se c'erano infiltrazioni mafiose all'Aquila, hanno utilizzato un modello di analisi di rischio simile, non per terremoti o come, ha fatto un bel lavoro. Quelli ce l'hanno nel DNA, questo significa che hanno portato a modello un sistema di analisi di rischio e poi l'hanno esportato da altre parti. Noi, ognuno di noi, si gestisce il proprio, lui che sta sul computer, sa benissimo, io a me ogni tanto mi si apre, 52 giorni che non fai backup, no? E dico, vabbè, fammi domani, rinvia, no? Come spesso facciamo. O cioè, ognuno di noi il proprio rischio lo sa gestire bene, perché ha paura di certe cose. Il problema è, quando tu devi fare una cosa condivisa, in coro, diventa drammatico. Io ho lavorato, posso dirlo, MEF, economia e finanza, non possiamo permetterci altri derivati. Questo era il tema. Dobbiamo mettere in piedi un sistema organizzativo tale che vada a parare il rischio che qualche comune dalla sera alla mattina rinegozia certe cose, fa i derivati col BOC che non è ancora contabilizzato, non so se sapete. Che ne so, in Banca d'Italia dopo certi fatti mi hanno chiamato a gestire l'analisi di rischio sulla Consob. Se c'è un'altra Parmalat, adesso c'è un po' di banche, se c'è un'altra Parmalat ci chiudono. Capito? Allora il problema è come gestisco il rischio su questa cosa. Apparentemente adesso ci stiamo adesso, veramente da un po' d'anni. Tu lo sai, lui è viceprefetto, quindi queste cose le conosce bene, terrorismo. E siamo andati a vedere i modelli che utilizza, per esempio, come i servizi israeliani utilizzano il terrorismo, una cosa molto carina. Vado avanti, ve la faccio vedere. Prima devo dire una cosa, allora io ho un rischio. Il rischio è, questo ce lo dimentichiamo sempre, la probabilità, e tu facevi l'albero prima dell'impatto, la probabilità e l'impatto. Se io non riesco a gestire la probabilità, lavoro sull'impatto. Se mi fanno un attentato, e quando è fatto è fatto, allora cosa faccio? Cerco di diminuire l'impatto. Israele si è inventato un po' di anni fa una cosa stupida, che abbiamo adottato anche noi in Italia, cioè questi quando mettono la bomba, la mettono, io non riesco a prevederla. Però se avevano anche notato che la gente moriva, quelli che morivano lì ormai andati. Il problema è quelli feriti che li portavano in ospedale che non facevano in tempo a curarli. Per cui è cambiato il sistema d'allarme. L'attimo in cui succede qualcosa, tutti gli ospedali nel giro di certi chilometri, e lì è abbastanza semplice, si fermavano tutti e stavano aspettando guanti pronti in sala operatoria di tassata gente, per evitare che 118 loro facesse 4 giri prima di trovare qualcuno e quello era già morto. Quindi, non potendo gestire la probabilità, perché era random, in realtà poi l'hanno gestita. Loro hanno scoperto che tutti gli attentati che facevano sui pulmini dei bambini, si facevano saltare per aria, e quindi tra i bambini, quindi con un pathos che fa paura, ovviamente. Se tu ci metti un cagnolino vivo, nessun di questi qui si fa saltare in aria mischiando il proprio sangue col sangue del cane. Quindi tutti i pulmini loro vanno in giro, c'è un cagnolino vivo, un bassottino, un freschetto, lì davanti, ma lo vedono tutti. E diminuiti improvvisamente. Quindi allora la sua, poi naturalmente l'ha fatto esplodere qualcos'altro, questo è ovvio, insomma. No, però ti fa capire che tu puoi lavorare sulla probabilità e sull'impatto, no? E questo è importante. E adesso sono vecchio, andavo in giro in moto. Il casco, secondo voi, dove lo mettevo io? Su un ginocchio o sulla testa? Lavoravo sull'impatto. La probabilità, cioè un Suzuki ti dice una cosa carina, quando piove devi la velocità, fai finta di essere invisibile, gli altri non ti vedono, tutte cose un po' la giapponese, all'orientale, cioè non ti vedono, è importante questo, perché la maggior parte degli incidenti è che tu dici quello ma l'ha visto, no non ti ha visto, ti ha buttato giù. Allora, se provi la probabilità, quando piove prendi il taxi o vai a piedi, ma se proprio almeno lavoriamo sull'impatto, ti metti tutti i paragomiti, le cose per la schiena, no? Capito?
Allora, tu, questo qui, l'impatto e la probabilità, è una risposta organizzativa a questa cosa. Sapete perché da noi non c'è stato questa grande... per questa roba qua. Perché un'impresa privata ha un rischio patrimoniale economico. Cioè, si estingue. Se corre quel rischio, non c'è più. Finisce, va fuori mercato. Gli basta correre una volta solo quel rischio, che diventa da rischio perdita effettuale, va fuori. Organizzativo. Se tu riesci a produrre i consumi da bagno per Natale, la tua risposta organizzativa è debole, non ce la fai, è un rischio. Noi la risposta organizzativa è drammatica, se non c'è una burocrazia. E l'altro è di immagine. Quindi, per assurdo, noi il patrimoniale economico non ce l'abbiamo, perché non possiamo fallire. Ma ci abbiamo sia di organizzativo che di immagine. Ma non la paghi così forte, non so come la paga un privato. Quindi è una cultura che viene da un altro mondo. Cominciano a vederlo forte questa roba qui, il rischio sulla sanità. Per esempio, abbiamo fatto un seminario, c'è stato un seminario 6 anni fa al Pertini. Il tema era gestione del rischio in situazione di emergenza. Sapete chi sono stati messi insieme? Pit stop della Ferrari e ginecologia e ostetricia. Il catalogo dei rischi, come parlavo, era al 90% lo stesso. Quello gli mancava un bisturi e quello una chiave inglese, gli mancava l'ossigeno, quella l'aria, l'ordine del box rispetto all'ordine al sala operatorio, va via la continuità per l'energia elettrica, è la stessa identica cose. Il briefing prima, il briefing dopo, tutta questa cosa qui, era al 99, sono stati 2 giorni in questa cosa, io ci ho mandato i miei perché non ero in Italia quei giorni, bellissimo, e alla fine il catalogo di rischi era quello, cioè il DNA e il processo che gestivano era esattamente questo. Vado a chiudere. Io ho una definizione di architettura, devo capire di cosa sto parlando e come. Perché potrei avere una situazione fortissima strutturata dal punto di vista dell'architettura e quindi lavoro per eccezione, oppure non c'ho niente come architettura. Qual è l'ambiente etico in caso di corruzione? Ma poteva essere sicurezza sul lavoro piuttosto che qualità di servizio, no? Da noi non è un caso. Tutto il tema della qualità del servizio te la giochi con l'analisi di rischio. Quando ero in Civit, lei se lo ricorda, di qualità non si parlava. Addirittura un commissario, io sono andato via, ovviamente sono andato via 2 anni prima per ovvie ragioni, insomma, accanimento organizzativo, inutile perdere tempo, qualcuno non capisce. Quello ha detto, ma sta cosa della qualità non si può, non si può eliminare. Il presidente dopo, la donna, ha detto, ma sta cosa della qualità? Vabbè, allora, quando ti ricordo in ospedale, dì, se la qualità la saltano, la scuola dei 2 figli, se la qualità la saltano, vedi un po'. Cioè, non c'è proprio il concetto, capito? Poi c'erano tutte le certificazioni ISO 48.000, 59.000 e vate alla pesca. Ho un'identificazione del rischio, il catalogo dei rischi, cioè capitalizziamo sull'esperienza. E guardate, il catalogo dei rischi poi alla fine è al 90%, se era uguale tra quel, è uguale al vostro rispetto al CNR, rispetto agli NFN, eccetera, eccetera. Magari il problema è che se noi non lo prendiamo come un punto di partenza, un punto d'arrivo, faccio il copia e incolla, è finita. Diceva giustamente Cantone, che ha visto dei piani di anticorruzione dove hanno sostituito i nomi. Esatto, lui raccontava all'ultimo convegno che c'è stato, era in Rai, lavorava su questa cosa, ha visto l'ASL di Caserta, lui di quelle parti, ha detto, ho visto il piano, è fatto benissimo, era copiato da Cuneo. E si sono scordati che era Cuneo. Questa era successa anche a noi in Civit, la stessa cosa. C'è il programmino Word che dice, sostituisci Cuneo con, e te lo fa. Poi me lo fa, questo è il risk assessment, il processo, noi pensiamo sempre che l'analisi è il rischio, no, tu lo devi fare tutto, non è un pezzettino. Qui fai la valutazione, perché non tutti quei rischi sono uguali. Io posso avere un rischio di corruzione al centralino, ma magari quel centralino da voi non c'è rischio di corruzione. Ma uno che mi lavora sul CUP, che le fa telefonico e non lo fa, qua lì è il rischio di corruzione, non so se è chiaro. O un centralino che in questo momento sta dando le supplenze a una scuola sulla base di quello che arriva, è molto facile che te fa la telefonata e la mette giù e vedi che lui ha registrato che ti ha chiamato, ma non ti ha dato neanche il tempo di rispondere, e invece ha risposto quello dopo, che era gradatoria, quello successivo, capito? Quindi il centralino, che apparentemente è una cosa stupida, e no, da contesto a contesto ti cambia e ci può essere il gioco. Quindi a questo punto devi poi, fatto il catalogo, lo vai a vedere se è percorribile o non è percorribile. E per esempio, quando lo fai bene, la prima reazione è che pare che casca il mondo, non funziona niente. In realtà non è così, perché? Perché ognuno è portato alla propria funzione a essere più pessimista dei pessimisti, no? Poi vai a vedere la storia e non è mai successo niente, per carità.
la probabilità, se io ragiono così nell'analisi di rischio, io sono immortale, Highlander, non sono mai morto negli ultimi 66 anni, quindi non è mai successo prima, non succederà nemmeno dopo. Ma se c'è un cimitero pieno di gente, forse mi sorge il dubbio che prima o poi mi toccherà pure a me. E il problema è come fai l'analisi di rischio? La situazione attuale, la storica, fai benchmark sugli altri, no? Quando eravamo compiti in classe, dice, a me mi torna, agli altri no, il dubbio che non torna manca a me, ce l'ho, no? Ecco, allora anche qui sono analisi di rischio importanti, e qui ci sono teorie, teorie, teorie. Poi lo vado a ponderare, quello che diceva lei, il modello è questo, no? Probabilità alta, questi qui sono quelli che mi fanno paura. Ma normalmente quelli che stanno qui sono presidiati bene. Il problema sono questi gialli. Oppure una rivoluzione organizzativa, una norma nuova, uno che era dormiva tranquillo, me lo ritrovo sfalsato in prima. In una situazione dove hanno dato, con la legge Gasparri, sto parlando di Agicom, la legge Gasparri ha dato 70 funzioni nuove, gente che era dormiente sul rischio improvvisamente si sono trovati in prima linea a gestire una cosa che non ho mai gestito, con fiorfiori di interessi che giravano sul mercato, voi capite bene che il rischio diventava alto, quello fino al giorno prima era come il centralino vostro, insomma. Ecco, io me lo devo calcolare, tra parentesi, all'estero, tra tutti i modelli, per l'analisi di rischio di corruzione hanno fatto dei manuali precisi. Gli inglesi hanno fatto Red Box, è una scatoletta rossa, dove dentro c'è un DVD con una lezione parlata che spiega cos'è, c'è tutta la manualistica, c'è un numero verde per rispondere, insomma un minore supporto, chiaramente dovendo farlo fare a tutti, perché anche loro hanno usato la nostra formula, cioè loro hanno usata prima di noi, la formula era: ognuno è responsabile della propria area, ci mette la faccia, se qualcosa non funziona tu hai una responsabilità disciplinare, quindi non puoi fare copia e incolla. Non è la medicina di tua suocera, le suocere prendono sempre la medicina al piano di sotto, ho fatto benissimo la signora, prima o poi ci muori se prendi la medicina di l'altro, no? E quella è copia e incolla. Ci metti la faccia tu, quindi te lo devi fare. Invece normalmente c'è il responsabile anticorruzione, dice, vabbè, fallo per... oppure quello dice, so tutto io. E lo fa, no? Ci sono approcci completamente diversi, chiaramente poi lo ragioni. Ma ripeto, questo è trasversale, perché ognuno di voi a casa proprio il suo analisi di rischio lo fa bene. Magari non lo mette su spartito, non è formalizzato, ma lo sa esattamente i punti di rischio, la probabilità, sa la storia, non solo, ma sa pure la storia degli altri enti, cosa è successo. Non so se è chiaro. Ecco, noi invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una circolare di qualche pagina, tanto ho detto, oh, dovete fare un'analisi di rischio. Auguri, come si fa? Cioè, voglio dire, io me lo so studiato prima, all'università no, quando sono andato a fare l'auditor, per 20 anni certificavo i bilanci e mi hanno riempito sull'approccio all'analisi di rischio, ogni 4 anni cambiava. E poi te li studiavi, perché ognuno si inventava qualcosa. Conoscete l'HCCP? Sistema del bar? Probabilmente anche il vostro bar è certificato. Quella è l'analisi di rischio. Sapete chi l'ha inventato? La NASA manda nell'Apollo 13, mi pare, su un po' di gente, dico una parolaccia, gli prendono il cagotto. Perché i cibi erano conservati male. Riescono a salvarli, li portano giù e dice, ok, da questo momento in poi noi dobbiamo fare un'analisi di rischio sui cibi. È il controllo di qualità. Ma lo vuoi sul processo o lo vuoi sul risultato? È come le centrali nucleari. Se controlli la qualità sul risultato, quando ti sei accorto, oh, c'è un po' di radioattività, boh, sei morto. Stessa cosa. Hanno fatto una gara e ha detto, noi vogliamo un controllo di rischio sul processo. Ha vinto un'azienda che faceva esplosivi, che ha inventato quel modello. Ha detto, se non gestivamo il processo, noi non eravamo qui oggi, eravamo già estinti. Ha messo in piedi un modello che è l'analisi di rischio di processo, quindi tutta quella roba là, con un'attenzione paurosa, quindi capitalizzano sugli errori degli altri, ognuno che salta in aria qualcuno vogliono capire perché, quello che si prende la disenteria per vuole capire perché, e piano piano c'è un sistema di miglioramento continuo. È molto vicino al modello di qualità, quello che ha usato la Simonetta lì. È partito, però insomma quella è la base, in realtà ce ne sono 8 dei modelli in giro, 4 sono applicabili sulla corruzione, ma da noi niente. Ho fatto la circolare 3 pagine per scritta male peraltro, e c'era pure un errore, l'ha trovato male, hanno sbagliato sulle cifre, e poi è diventato vincolante perché quando è 2, quando è 3, quando prendi il driver economico, quello d'impatto, è diventata una cosa ragionieri, e invece no, c'è molto spannometria lì. C'è esperienza, cioè quella roba lì la fa uno che non conosce il rischio di quella cosa.
Vabbè, quindi questo l'ho raccontato. Naturalmente il gioco, la risposta organizzativa è qui. Allora, se torniamo indietro sul modello, una volta che io vado a trattare il rischio, questa è la risposta organizzativa. Whistleblowing è qui. Rotazione dei dirigenti, sì, vabbè, ora io vado a insegnare, vado a fare cardiochirurgia e quello di cardiochirurgia mi insegna economia. Cambiamo i dirigenti. Cioè, significa non conoscere le competenze. Con Nadeo abbiamo studiato l'idea, là dove non è possibile, lo spieghi perché, non ce l'hanno passata. Questa è un'idea che c'ha Garofoli, perché i giuristi sono convinti, loro sono figli della burocrazia weberiana, c'è una norma, tu la sai leggere, la interpreti, punto e basta. Peccato che noi facciamo qualcosa di più di interpretare la norma, facciamo servizi, facciamo qualità, facciamo sicurezza, facciamo educazione, e quindi non basta interpretare la norma. È chiaro, interpretare fa l'analisi di rischio, fammi una faccia l'analisi di rischio, che roba è? Ma non fa parte, quella è la burocrazia professionale. Che è tipico, che noi siamo burocrazia professionale, però con le regole della weberiana, non so se è chiaro. E questo è il dramma. E non ci siamo sciolti ancora su questo tema. Oh, naturalmente devo fare monitoraggio. Io ho fatto un lavoro, la so fa lunga, adesso chiudo però. E Agora è nata sta cosa. L'ultima trasmissione di Agora, ovviamente, sulla corruzione, dove l'abbiamo fatta? A Ostia, una mattina col sole. Eravamo tutti lì e c'era coso, quello Angelo, come si chiama? Sabella. E mi dice, guarda, l'audit che hanno fatto è segretato, e questo te la dice lunga se una cosa è segretata. Tu che sai, un documento di interni quando è segretato vuol dire che forse c'è qualche nome importante che potrebbe destabilizzare, insomma. E lui mi dice, guarda, che prima o poi esce fuori un qualcosa sui giornali, quindi evidentemente la relazione ANAC è uscita. Io mi sono andato a vedere tutta quella roba là e io ho mandato un appunto. Io ho detto, guarda, che se tu avessi avuto un sistema di internal auditing, quello che ti ha detto l'ANAC te lo diceva il tuo reparto di internal auditing. Cioè, non era un problema, mancavano le norme. C'era già tutto scritto. E il problema è che non sono state rispettate. Se io dico che da domani mattina il trattamento del rischio lo faccio in questa maniera, e poi ognuno continua a fare come prima o come gli pare, non ho fatto monitoraggio sull'applicazione di queste risposte organizzative. Cioè, allora, siamo tutti d'accordo, Se piove, non si esce. Però qualcuno deve controllare che ci metti il casco, poi il casco lo metti, mi capite? Ha una funzione, è ancora prevenzione quella, non è repressione, è un sistema di controllo interno. Da noi non c'è, perché la pubblica amministrazione non è abituata a controllare se stessa, è abituata a controllare gli altri, gli diatribe tra pubblico e privato, ma non controlla se stessa, perché per definizione è zar, Marchese del Grillo, io so io e voi. Allora, questo monitoraggio e valutazione è fondamentale. Io mi sono ripreso tutto il caso ANAC e gli ho detto, guarda, questa è da internal auditing. Poi ho saputo una cosa che non vi posso dire, che in realtà un pezzo di internal auditing c'era, ma non l'hanno messo in condizione di operare. E qualcuno si è dimesso. Drammatico, eh? Soprattutto non tanto lì quanto sull'ATAC. Così vi ho detto. A sto punto io ho un altro problema interessante, che non basta il monitoraggio e la valutazione, cioè devo capitalizzare sulle esperienze. Se non faccio valutazione e valutazione, del sistema come si in piedi, quelli continuano a avere il cagotto quando vanno su, non so se è chiaro. Devo fare reporting accountability, cioè devo raccontare a tutti quello che hai fatto tu stamattina, che cosa è emerso, tu hai raccontato whistleblowing, che cosa è emerso, le cose, perché così capitalizziamo sugli errori. Qualcuno dice che l'esperienza, se finché non la fai sulle spalle tue, non vale, so favole degli altri, no? Lo abbiamo visto i ragazzini, no? Tutta sta cosa c'ha un elemento che per noi della pubblica amministrazione è drammatico, che noi alcuni rischi dobbiamo comunque correrli. Non possiamo pensare a presidiarli tutti. E in scienza e coscienza devi assumerti un rischio. Il medico lo fa. E trattamente lo portano in tribunale, ormai c'hanno delle polizze assicurative che fa paura. E questo non è da noi, perché se sbagli sei finito. Ti basta sbagliare una volta sola, hai finito la carriera e capisci perché non esercita discrezionalità, perché chi fa carriera chi non sbaglia. L'ha detto bene la mattina a Omnibus coso, quel giornalista che scrive sul Fatto, come si chiama? Non mo ve lo dico. Anac aveva fatto, Cantone aveva appena detto sta cosa, che la morale, la capitale morale era sua, eccetera eccetera, la mattina si commentava a caldo sta cosa, e Cantone aveva detto anche che solo quelli incapaci fanno carriera, e quelli capaci no. E questo qui subito ha detto sì, altri casi sono due, visto che lui carriera l'ha fatta, vorrei capire. Ci siamo guardati tutti in faccia, in diretta ha detto.
No, però il problema è proprio questo: quando tu c'hai un sistema di quel genere, se eserciti la discrezionalità, ti assumi dei rischi. Nel privato, su 10 che ne sbagli, 3 le metti a posto, quello che si è inventato un espresso ha fatto dei casotti incredibili, poi alla fine ha vinto e è saltato l'altro amministratore delegato, perché non gli ha fatto provare il progetto prima. Però quello che voglio dire è, tu guardi la somma algebrica delle cose, performance, no? Da noi no, tolleranza zero. O vinci le Olimpiadi sempre, in 9-9, o se no non c'è spazio, non fai carriera. Quindi con questo sistema io mi ritiro, sto buono e sto tranquillo. Capito? E questo è importante per creare cultura. E guardate che questo lo puoi portare sulla sicurezza, sulla qualità, su qualsiasi cosa. Ecco, a me questo piace di questa cosa, che è stata l'occasione per far riflettere, tanto per fare un salto manageriale. Perché per la prima volta ci siamo confrontati sull'analisi di rischio, non di una cosa nostra che gestiamo e non ho bisogno, la conosco talmente bene, non ho bisogno di metterla su spartito, non so se è chiaro. Non ho bisogno di prendere l'ERMO, il modello tra gli 8, 2 o 3 sono tutti validi. È che mi costringe a mettere su spartito una cosa che non conosco, non so se è chiaro. E questo è fondamentale, perché se tu c'hai la metodologia, poi una mattina lo fai sulla attendibilità dei bilanci, una mattina lo fai sulla Banca d'Italia, su certi, qualche altra lo fai sulla Consob, perché il modello è quello. Tu conosci, sai suonare il pianoforte, poi fa musica classica e jazz, poi ti viene meglio una piuttosto che l'altra, però hai le basi, non so se è chiaro. Questo è il salto. Quindi il suggerimento che do in chiusura è: non vivete questa cosa con una grande rottura di scatole. No, trovavo quello della corruzione, non l'ho trovato, eccolo qui. No, non la vivete con una grande rottura di scatole, ma è veramente un momento di salto professionale. E quando ho fatto queste riunioni con i vari dirigenti, numero uno, numero due, quando ho chiesto cosa veniva fuori, cioè la corruzione, cioè, è venuto fuori che qualcuno dice: ma io ci gestisco il rischio di mio figlio, di mia figlia che va in discoteca, quello che prende la... Perché hai cominciato a capire qual è il contesto. Che scuola va? Gira la droga? Non lo so, perfetto, vado a parlare con i carabinieri, al PS locale, e faccio un'analisi di contesto. E capito? Cultura legalità, no? È importante questa cosa. Piano piano metti in piedi tutto il sistema. Per gestire una cosa cretina, però se tu non hai il metodo per mettere a spartito sta roba, vedete, il pensiero scientifico nel mondo ha fatto progresso quando qualcuno, fino a 1000-1100, la musica scritta non c'era. O meglio, c'era, ma ce la siamo persa. Era orientale, peraltro. Quindi i canti gregoriani davano a voce. Se portarono a memoria 1000-1200, mica un scherzo. Poi qualcuno ha cominciato a dire, ce l'ha messa 3, poi ce l'ha messa 5, e ha cominciato a fare qualcosa. L'attimo che oggi, se tu riesci a sentire un CD, un pezzo di Beethoven o di Mozart, è perché qualcuno ha messo su spartito una cosa. Non so se è chiaro. Ha codificato la prospettiva. Oh, un ragazzino di 6 anni fa San Martino, non so se è chiaro. E Elia dell'Odissea, se è passato Mogol, è passato Battisti, cioè c'è solo le parole, c'è la musica, perché non c'era un metodo per. Il numero dei fenici, l'alfabeto dei fenici, il numero degli arabi. E il progresso passa attraverso la codificazione. Brunelleschi, mica inventata da lui la prospettiva, però fino a quel momento era un'intuizione dei grandi geni. Lui ha tirato fuori le regole base. Ha detto: come non farsi venire il cagotto? Ha spiegato in analisi di rischio cos'era quella cosa. Quindi vivetela come un momento di salto manageriale importante, che serve oggi per gestire questo, ma domani si andrà a prendere un altro incarico e ricominciamo questa cosa. Grazie per la vostra attenzione.